È un lavoro introspettivo, tu in questo piccolo oggetto poi c'è dentro c'è l'arte, la conoscenza, il senso del bello, devi mettere tutto insieme, c'è un discorso di armonia, di cose che poi lo rende un oggetto assolutamente unico e prezioso. Giovanni Colonna, sono un liutaio di Cremona e sono uno dei fondatori dell'Accademia Cremonensis. Sono Massimo Lucchi, vengo da una famiglia di archettai, attività fondata da mio padre, il maestro Giovanni Lucchi, nel 1970 qui a Cremona. Mi chiamo Luca Maria Gallo, sono un liutaio operante a Cremona e insegno qui all'Accademia Cremonensis. Sono Nicola Sgamberini, sono un insegnante dell'Accademia Cremonensis. Costruisco strumenti principalmente violini e viole. Sono originario di Ferrara. Io vengo da una famiglia di musicisti veneta. Come cosa naturale io ho iniziato a suonare per diventare un musicista, quindi ho fatto il conservatorio. Poi dopo il conservatorio, durante una gita scolastica, sono andato a vedere una scuola di liuteria in Inghilterra e ho cominciato a immaginare che fosse meraviglioso imparare anche a costruire i violini. E quando sono venuto qui a Cremona ho trovato il mio campo. Poco dopo che avevo aperto la bottega, venivano dei ragazzi per avere un posto in bottega e imparare a fare determinati dettagli. Dopo un po' abbiamo cominciato a renderci conto che comunque erano sempre di più le persone che volevano imparare. C'è nata l'idea di far diventare questo poi un vero e proprio posto dove ogni ragazzo in più breve tempo possibile riesce a lavorare come se fosse la propria bottega, in modo che lui poi riesca ad avere successo appena finita la scuola. Devono vedere, devono pensare il banco che loro hanno qui in Accademia come se fosse già il loro laboratorio, che poi li troverà nel mondo del lavoro vero e proprio. Quando hanno finito devono sentirsi professionisti e lavorare. E per far pratica bisogna proprio lavorare sul banco, a fianco del maestro, col maestro che ti insegna ma che lavora anche lui, e quindi c'è modo di crescere insieme, di vedere. E in questo è fondamentale non avere segreti, quindi quello che noi sappiamo, quello che a noi è stato rivelato perché ce l'hanno insegnato o perché l'abbiamo imparato sul campo, lo insegniamo ai ragazzi. Molte persone che vengono qua vengono con informazioni non corrette, quindi li portiamo al museo, gli facciamo vedere gli strumenti originali e lavoriamo su questo tantissimo. Poi quello che si sviluppa soprattutto nell'ultimo anno di studio è l'apertura verso le nuove tecniche, che quello deve essere compreso dopo aver compreso l'aspetto storico. I believe that it's really important to come to an understanding of why it is we're doing the things we are the way that we are. And so the school here has given me an opportunity to explore the tradition, to learn it, but then to understand its value in violin making and also in craftsmanship in general. Il legno è molto importante per realizzare un violino e è molto importante imparare la tecnica giusta per il tipo di legno che poi utilizzeranno da professionisti. Gli studenti vengono forniti di materiale molto professionale, perfetto, che userebbe anche un professionista. Questo perché devono imparare a utilizzare quel tipo di legno da subito, quindi la tecnica di lavoro che si usa per lavorare il legno di alto livello è molto diversa da quella che si userebbe con un pezzo di scarto che magari è molto più semplice. Quindi è giusto che noi qui gli diamo, pur magari rimpiangendo il fatto che possono fare degli errori buttando via poi tutto, comunque è molto importante che imparino a lavorare su del materiale molto costoso che è quello che userebbe un professionista, perché la tecnica è completamente diversa.我叫倪安琪，
我来自中国山东，毕业于 Academia Cremonensis。今年九月呢，我决定在 Cremona 独立开业，于是就有了这间小小的工作室。我本科读的是建筑学，我觉得。 建筑和作琴在本质上是非常相近的，所以我的工作室名字叫做 Violin Texture。我觉得正是因为它存在着比较多的竞争，所以我觉得留在这里还可以继续学到更多的东西。另外一个方面就是我还想跟学校的老师和同学、导师在学术上面合作和交流。对于艺术风格传承和这些，我们肯定是要 加以选择传承，不是说一定要去复制大师的一种风格，或者说一个细节，而是说要去理解他其中审美的东西、哲学的东西。 Inconsciamente hai già uno stile, una preferenza, un piacere stilistico che può essere il tuo io, diciamo. Questo stile all'inizio può essere uno stile acerbo, uno stile non sviluppato, e secondo me l'importanza del maestro è sviluppare questo tipo di stile. Cercare di fare uno stile consono per l'epoca moderna, ma che rispecchia la tua personalità. Questa è una cosa veramente difficile che poche persone, dal mio punto di vista, capiscono. Nella costruzione di uno strumento ad arco, di un violino, tutto ha bisogno di una precisione e un'attenzione globale. Può diventare soggettivo, nel senso che per me, per esempio, la parte che richiede più pazienza, più studio, più, è proprio il discorso delle bombature, del modo di interpretare le bombature, che presuppone una conoscenza anche del legno che hai in mano, cosa che la fabbrica non può fare, che è un'impostazione matematica e quindi sempre uguale. Il nostro plusvalore è fatto della conoscenza, quindi interpretando il legno tu sei in grado di cambiare ogni volta la bombatura, ma quindi richiede una, diciamo, un'applicazione, per quanto mi riguarda, maggiore di altre fasi, insomma. Noi abbiamo iniziato a lavorare al buio e con solo le lampade da banco perché vogliamo che i volumi e tutte le geometrie dello strumento siano veramente precisissime. E per controllare molto bene queste curve è fondamentale avere la luce che taglia i volumi e crea queste ombre, no? Dalle ombre si vede come poi lo strumento è simmetrico. When you start, they give you 5 or 6 chunks of wood and you slowly work at turning them into pieces that look like they might belong to a violin. But then when you finally glue all of the pieces together and you have a violin in the white, there's this moment of, I just made a violin. This is actually a violin. It's not just a stack of wood anymore. It's actually an instrument that, you know, in a short period of time, someone will be able to play. In quel momento si ha la sensazione che sia nata come una creatura viva, vivente. E questa è una cosa che io ho visto diverse persone veramente molto emozionate quando hanno finito il loro primo strumento, e ho visto persone che anche lavorano da 40 anni con la stessa emozione quando devono suonare un altro strumento. E la cosa interessante è che uno in quel momento si rende conto che magari i sacrifici che ha fatto a concentrarsi, magari in una vita anche non sempre così semplice, l'hanno ripagato con un oggetto che non è solo un oggetto, ma che poi vivrà nelle mani di un musicista.